la RAI Umbra apre le porte ai giovani di iMedia Lab, il laboratorio creativo sui nuovi linguaggi dei media che corre parallelo a Immaginario, il festival della comunicazione in corso a Perugia. La loro missione? Realizzare in meno di 12 ore un'inchiesta sul capoluogo umbro oggi, una città dove i perugini lasciano il centro agli stranieri, dove al chiasso dei locali pare quasi si preferisca lo spaccio e che non riesce più ad attrarre studenti come un tempo. Questo usando tutti i mezzi messi oggi a disposizione dal digitale, a partire da tablet e smartphone, fino alle nostre sale di montaggio. Stiamo cercando di creare un sito multimediale che possa contenere testimonianze girate con gli smartphone, audio, video, di utilizzare tutte le possibilità che ci può dare la multimedialità. La chiamano cross-medialità. Media prima ben separati come radio, TV e carta stampata parlano oggi l'unico linguaggio digitale. Sul web possono creare un flusso di informazioni che comprende testo, gallerie fotografiche, video e audio. A coordinare il laboratorio è il giornalista RAI e scrittore Filippo Nanni, oggi nella squadra di Ballarò. Io vengo da una storia ormai lontana dove la macchina da scrivere era praticamente l'attrezzo principale del giornalista. Sono passati tanti anni, ma poi tutto sommato non tantissimi, visto i cambiamenti che ci sono stati. Credo che lo spirito delle sedi regionali, oltre a fare quello che è il lavoro primario, che è quello dell'informazione, sia anche quello di far entrare e fare delle cose all'interno della sede. È nella mia intenzione di aprire e di fare altre iniziative di questo tipo, fondamentalmente con i giovani, perché sono quelli che ci danno più stimoli e che ci aprono al futuro. Dopo il passaggio a digitale terrestre, continua dunque l'impegno della RAI per interpretare e assorbire il nuovo che avanza.